Mr. Pugliese. Onorevole Pugliese, un minuto e mezzo. Sul tema dell'immigrazione, il Parlamento, la Commissione, il Consiglio, l'Europa nel suo complesso si giocano una grande fetta di credibilità. Il Parlamento aveva auspicato, in attesa della modifica di Dublino III, che finalmente da qui a breve si concretizzerà, che si applicasse un principio solidaristico fra tutti gli Stati membri, non lasciando soli l'Italia e la Grecia nell'affrontare un flusso migratorio che non ha precedenti nella storia del nostro continente. E abbiamo accolto con grande entusiasmo il piano dei ricollocamenti, ma oggi è davvero imbarazzante commentare questi dati. 18.000 ricollocamenti effettuati, l'11% del progetto che era stato messo su dalla Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento. È stato chiesto all'Italia di fare uno sforzo aggiuntivo sul tema delle identificazioni e ciò è stato puntualmente fatto. È stato chiesto all'Italia di creare nuovi hotspot e questo è stato puntualmente fatto, ma commentare oggi 5.413 ricollocamenti dall'Italia credo che sia un dato davvero imbarazzante. Tutto ciò non può essere consentito, gli Stati membri devono rispettare gli impegni assunti e se ciò non dovesse accadere bisogna avviare le procedure di infrazione e bisogna trovare, caro Commissario, anche delle misure estensive per arrivare ai 160.000 ricollocamenti entro il 26 settembre 2017. Grazie. Thank you, Mr. Grazie, onorevole Kölmel, un minuto. Grazie, Presidente. La crisi migratoria dimostra in modo tragico che nell'Unione c'è qualcosa che non funziona più. Ora, il problema è